Molto bella questa salita qua, ci darò, sulla costa amalfitana. Stiamo studiando di portarla a 800-900 cavalli. È cattiva! Se l'M5 che stesse scoppiando. Trucco, stesse... oppure trucco. Iscrivetevi al canale, Schwanzi! Costa amalfitana, questo bellissimo C63 MGV8 Black Series, quindi edizione limitata. In effetti c'era un piccolo particolare che avevo dimenticato di questo veicolo esagerato, che lo differenzia dal C63 normale, dal lettone, da un po' più di cavalli, questa era 517, dallo splitter davanti, dalle appendici esterne, da un po' di carbonio qua e là, tonnellate di carbonio. In più è una versione limitata, quindi è una versione che non possono avere tutti. Ma cosa, come stai, come parli adesso? Beh. O meglio, non potevano avere tutti. Abbiamo la fortuna di fare un test drive come si deve con quest'auto eccezionale. Eccezionale perché già l'ho guidata per portarla fino a qua ed è un motore davvero, davvero, davvero cattivo. È un aspirato, è uno degli ultimi aspirati Mercedes 6003. Un motore che io amo perché è un V8, sapete che in casa nostra di V8 ne abbiamo tanti, e altro che due. No, V8, ah, V, così era V. Usavo due. Dicevo che a me fa un pochino strano pensare che questo sia un V8 aspirato con queste prestazioni, perché io sono abituata ai nostri Silverado, Tao, mi vengono in mente quelli. Diciamo che da noi il V8 viene utilizzato come in realtà è stato costruito per, nel senso che ha tanta coppia, pochi cavalli e serve per trainare, spostare. La Mercedes invece ha deciso per un po' di anni di utilizzarlo come motore da corsa, come appunto gli americani, vincendo anche parecchio nel DTM. Adesso da qualche anno non c'è più questo motore in Mercedes mondo corse. Da cosa è stato sostituito? Dai classici biturbo, che sono tornati in voga grazie alle turbine a geometria variabile, che se volete sapere cosa sono andate sul profilo di Instagram di Andrea Cars & More, che ve lo spiega. Quest'auto è davvero davvero cattiva, raga, è cattiva, ha un assetto spaventoso, è dura come il marmo, sempre, non quando vuoi. Quest'auto ha 4 modalità: Comfort, Sport, Sport Plus e Manual, che ti permette, come in questo momento, di guidare esclusivamente con le palette, quindi lui non ti cambia le marce mai. Secondo me avrebbero dovuto fare una quinta configurazione, che è quella che in Audi si chiama Individual, nel senso che tu ti setti i parametri che vuoi, quindi l'assetto duro o morbido decidi, cambiata cattiva o no, acceleratore con una risposta immediata o no, e soprattutto cambia manuale automatico. Questa gli manca, e a me che quando vedo delle palette sono come i Labrador che rincorrono le palline in autostrada. Ma i Labrador che in autostrada? Ma dove li hai visti? Non lo so, vedo queste immagini. Salgo su un'auto così e ovviamente la metto in cambio manuale, non la voglio mai guidare in sport. Quello neanch'io. E questo però mi penalizza, dovendo usare la macchina per forza al massimo capacità
meccaniche e ciclistiche. Sì, è un peccato. Un peccato doverla sempre tenere rigida, non poterla fare rilassare un po'. Vabbè, noi ce la godiamo così perché tanto ce l'abbiamo. Qua è asciutto, cazzo. Un tempo limitato. Di qua non ha piovuto, ragazzi. Non piove mai. Quindi è una macchina per veritori, cioè sempre cattiva, sempre rigida. È una macchina da corsa. Tu ti aspetti guardandola da fuori, dici, ah sì, è un classe C cattivo. No, raga, questa è una Black Series, un'auto da corsa, un'auto che ti fa fare le curve in una maniera spettacolare, ti fa andare davvero forte in tratta di curva, in percorrenza e in uscita. Non è una grande amatrice dei traversi, ora vi farò vedere qualche curva, ma fa questo però. Come sappiamo, le DTM erano derivate da auto stradali, in questo caso un classe C, che facevano anche 2000 turbo diesel, quindi una linea abbastanza daily e non di base corsa. Da lì poi è arrivato il DTM, da lì poi è arrivato il Black Series. Davvero bella, siamo sul bagnato, quindi un terreno poco amico. Ma freddi sul bagnato e nel burro. Diciamo che mi trovo abbastanza io sul bagnato. It's piece of cake. Sì, diciamo che parte, ma non ti dà tanto margine nel traverso. Questo ci è piaciuto, però. Questo ci è piaciuto, sì, sicuramente, però è bella perché il traverso lo devi andare a cercare. Lei non ti fa il traverso quando vuoi andare forte. Vedete che se voglio uscire abbastanza forte riesco a farlo. Se non voglio farlo posso tranquillamente. Pazzesco, è su due binari, se non vuoi fare il traverso. E siamo sul bagnato. Pazzesco. Pazzesca. Guarda che roba, terza piena sul bagnato. Che prestazioni. Motore che ne ha sempre, fortunatamente. Siamo davvero in salita in questo momento. Questo è bello, è sempre pronta. Direi che ce la siamo goduti abbastanza questa macchina, è il momento di tornare in studio. Oh no. E trarre le nostre conclusioni su quello che. Però questo rettilineo, insomma, si potrebbe sfruttare. Ecco, questo intendevo. Davvero, da fuori è impressionante, raga. Purtroppo, come tutti i veri scarichi rumorosi, con YouTube non si riesce a farvelo sentire. Quanto potrei farvi scoppiare le casse da voi in camera. Ci vediamo in studio, a dopo. Bene, il test drive è andato molto bene, un po' pesantina come auto, ma c'era da aspettarselo dato la stazza, dato il quattro posti, dato dall'alettone inguardabile che monta questa versione dell'auto, però diciamo che è davvero davvero divertente, soprattutto con lo scarico completo totalmente libero della IP e la centralina che gli abbiamo appena fatto. La macchina canta di bestia. Senza senso, veramente. Un'auto così rumorosa, ma soprattutto vi racconto questa cosa. Ero dietro con l'M5, sovrapensiero, pensavo alle mie cose. A un certo punto sento dei botti pazzeschi, erano talmente forti che ho pensato per un attimo che fosse l'M5 che stesse scoppiando, stesse succedendo qualcosa. L'M5 non scoppia mai, o almeno per ora. Bene, non sono un amante delle auto con le varie appendici davanti, flip straps, splitters, proffers, alettoni, wings and wangs. Però in Mercedes queste cose le hanno sempre fatte e le faranno sempre. La cosa che mi piace di più di questa macchina è il frontale, copiato pari pari dalla versione da corsa DTM. Quindi davvero ti fa innamorare questa arroganza. Mi ricorda un cane di quelli da combattimento. Io non so la razza.
non so il modello, sì. Il bulldog americano, quei cani... Non lo so che cosa mi ricorda, ma davvero fa paura quando la guardi. Soprattutto l'accostamento del carbonio, dei dettagli neri con il bianco della carrozzeria, a me fa impazzire, mi piace. Esatto, tantissimo. Luigi qui ha fatto davvero un'ottima configurazione prendendola bianca con tutti i particolari carbonio. Non vedo l'ora di fare il test drive della nuova Mercedes C Black Series che uscirà a breve, per vedere realmente se hanno fatto davvero un buon lavoro come hanno fatto su questa. Questa è della stessa generazione della nostra M5? Quella appena dopo, appena dopo. No. Questa è un 2012, la nostra è un 2007-2008. Diciamo che però mi sono reso conto che più o meno l'erogazione, la potenza è la stessa. Questa, anche l'infotainment è lo stesso. L'infotainment è orribile come sulla nostra BMW, una vergogna, però le giustifichiamo dato il passare degli anni. Questa nasce con 512 cavalli, adesso con scarico a centralina secondo me ne abbiamo intorno ai 540, però ho parlato con il proprietario Luigi che mi ha messo una pulce nell'orecchio. Stiamo studiando di portarla a 800-900 cavalli con l'ausilio di compressore volumetrico o doppia turbina, dato che ormai con la Viper ci siamo presi, abbiamo preso il ritmo nel montare superchargers everywhere, adesso abbiamo iniziato a ragionare sulla fattibilità di montare un volumetrico o una doppia turbina portando davvero questo motore all'esasperazione. Wow, insomma Luigi ha sfondato una porta aperta. Sì, quando mi ha detto biturbo sì, supercharger sì. Bene raga, nient'altro da dire, non ci resta che salutarvi e noi continuiamo, riusciamo dallo studio e continuiamo a far scoppiare in modo devastante e in modo opulente gli scarichi di questa C Black Series. Continuiamo a spaventare tutto il quartiere vicinato. Impressionante, davvero, anche l'RS6, l'M5 sono tutti sound progressivi, i botti che tira questa in rilascio fanno davvero spaventare le persone in quanto sono inaspettati e prima e dopo il botto non c'è nessun rumore, quindi arriva come una granata, like a fucking grenade in Call of Duty. Ci vediamo nel next musiniere con i minieri.